Ecco, da Palmi parte un messaggio così d'amore verso chi ha bisogno, attualmente detenuto presso il carcere di Palmi. Ecco, una scelta fatta da una donna pasticcera, ecco, di Palmi, che dona per le festività natalizie dei panettoni ai detenuti. Ecco. Allora, diciamo che ogni anno la pasticceria Fiorino si pregia di pensare a chi è più bisognoso o a chi non sta vivendo sicuramente un momento buono della vita. E quest'anno abbiamo pensato ai detenuti delle carceri di Palmi e di Vibo Valentia, i quali avranno in dono il nostro panettone per poter festeggiare così come tutti quanti avere un dolce Natale 2023. Ecco, oltre a questo qui fate un panettone che poi non è più un panettone, ma si chiama Pangoggi. Pangoggi. Ecco, come nasce il Pangoggi? Ecco, questo. Il Pangoggi nasce dalla ricerca di avere qualcosa di unico e di particolare. È prezioso, devo dire, prezioso perché è un alimento che fa parte della nostra cultura, perché mangiare il panettone è una cosa culturale per noi italiani, ma poter mangiare un panettone che ti aiuta anche dal punto di vista nutraceutico, quindi salutistico, diventa un'eccellenza. Questo panettone è stato creato in collaborazione con l'Università di Urbino, i quali ci hanno dettato appunto i dettagli nutraceutici a cui attenerci per poter dare un panettone buono che fa bene. Ed è un panettone peraltro identitario del territorio perché è composto da prodotti creati, fatti qui in Calabria. Nel territorio della Via di Gioia Tauro. Certo, E certo. come è fatto? Ecco, Allora, è perché. un panettone base olio extravergine di oliva, nel caso specifico il Coroneichi dell'azienda Carbone, che è un olio di nicchia ricchissimo di polifenoli. Poi abbiamo il Goji italiano della rete Lykion di Rosario Previtera, il cui presidente appunto è Rosario Previtera, ci tengo a dirlo, ed è prodotto qui. E poi abbiamo il bergamotto, quindi il bergamotto con i flavonoidi come importanza nutraceutica e come prodotto della terra. Vorrei ricordare che il Goji conferisce al panettone una quantità incredibile di antiossidanti.